Salve a tutti e benvenuti a questo corso base di PHP di Digital Dojo. Io sono il vostro sensei Maurizio Postiglione e nella prossima lezione vi parlerò un po' in maniera più approfondita di me. Mentre in questa prima fase vorrei introdurvi un po' all'argomento e quindi darvi delle informazioni di base che vi consentano un po' di orientarvi e capire un po' che cos'è che andremo a studiare. In questa fase quindi vorrei cominciare a parlarvi di PHP. E dunque, che cos'è PHP e perché si dovrebbe imparare? Quando anni fa il web ha cominciato a prendere piede e a entrare nelle case degli italiani, si è subito compreso quale potente strumento di marketing, di istruzione, quale mezzo per la conoscenza e anche, diciamo, quale potenziale videoludico anche avesse. Fondamentalmente le potenzialità del web si intuirono e si capì quanto grande potesse essere. E il web fondamentalmente forniva la possibilità di accedere mediante dei browser, mediante dei programmi in generale, più in generale attraverso dei programmi, a delle informazioni. Noi siamo abituati al World Wide Web, diciamo che internet non è sempre stata così. Però con l'avvento del World Wide Web chiaramente ha cominciato a entrare nelle case di tutti. Che cosa intendo quando parlo di World Wide Web? Beh, sto parlando della classica navigazione attraverso il browser con la quale noi possiamo andare su un sito, andare su una web app, accedere ad un gioco online, accedere ad un social e così via. Il che avviene mediante alcuni programmi, appunto, che si chiamano browser e che consentono, mediante l'introduzione di un indirizzo, cosiddetto indirizzo internet, di navigare. Senza entrare adesso nel dettaglio di questa cosa, che approfondiremo chiaramente più avanti e che in qualche modo farà parte del nostro corso, è chiaro che nel momento in cui noi andiamo a vedere come erano strutturati questi documenti che noi andavamo a consultare navigando per il web, vediamo che alla base c'erano dei linguaggi come HTML e JavaScript. Chi realizzava questi documenti, avvalendosi di questi strumenti, poteva fornire testi formattati, interfacce anche molto carine, ma questi sistemi avevano tutti delle grosse limitazioni. Per evitare che il web potesse diventare un mezzo di diffusione di virus, infatti, all'inizio furono utilizzati per i browser dei protocolli di comunicazione che non consentivano di effettuare operazioni particolarmente complesse, cioè non si potevano scrivere programmi che funzionassero all'interno di un browser, pagine web in grado di salvare dati, pagine web in grado di fare operazioni particolari. Le uniche cose che potevano fare le pagine web al tempo era mostrare immagini, mostrare testo, testi formattati, un po' di impaginazione fondamentalmente e qualche interazione grazie all'utilizzo di JavaScript. Questo però rapidamente ci si rese conto che era qualcosa di molto limitante. Il fatto che una pagina web non potesse salvare dei dati, non potesse attingere a dei dati, autocostruire i contenuti sulla base di questi dati, insomma, fare tutta un'altra serie di cose che normalmente i programmi per computer possono fare, e risultò un grosso limite. E allora cominciarono a nascere, con lo scopo di preservare la sicurezza, ma intanto fornire questa possibilità, delle soluzioni. PHP è una di queste soluzioni. PHP è un linguaggio che è stato creato per consentire a dei contenuti web di fare più di quanto normalmente non possano fare. Delle pagine scritte in PHP, oltre a poter, volendo, mostrare il contenuto HTML, cosa che possono fare, ma non è necessario che facciano, possono fare molto di più. Un programma in PHP è in grado di salvare dati, di accedere a dei dati, di interagire con una serie di altre cose e quindi di portare, l'obiettivo finale è stato quello di portare il web a poter avere dei documenti, delle pagine, dei siti, delle app, delle vere e proprie app, delle applicazioni, dei programmi
che ad un certo punto hanno finito per non avere niente da invidiare alle normali applicazioni per PC, per telefono e per quant'altro. Sono dei veri e propri programmi. E quindi questo ha permesso di realizzare anche dei siti internet, diciamo così, delle applicazioni che erano paragonabili a programmi desktop, oggi si dice. Quindi questo è il motivo per cui PHP ha acquisito la fama che ha, è uno degli strumenti più potenti. Al momento circa il 70% dei contenuti di internet è basato su PHP e quindi oggi imparare PHP significa avere un potere immenso di programmazione e questo dà potere dal punto di vista diciamo, lavorativo perché si può essere facilmente selezionati per dei lavori. È possibile lavorare sviluppando prodotti di successo che abbiano tra l'altro alle spalle moltissimi strumenti perché dato che PHP si è evoluto così tanto sono stati creati diversi strumenti per PHP e quindi nel tempo è uno degli strumenti più potenti, leggeri, veloci e supportati e oggi è veramente difficile programmare per il web, lavorare nel campo della programmazione web senza conoscere PHP. Avventurarvi si è veramente un azzardo senza avere delle solide basi di questo linguaggio. Ecco perché si dovrebbe imparare. Come si strutturerà questo corso? Beh, il corso fornirà una conoscenza delle problematiche e degli strumenti, cioè quali sono i problemi che potremmo avere e quali sono gli strumenti con i quali possiamo poi affrontare questi problemi. Ovviamente conoscere il linguaggio, che è la base del corso. E conoscere le tecniche poi, perché al di là del linguaggio che si può apprendere con un po' di buona volontà, poi gli esperti programmatori posseggono delle tecniche con le quali riescono a risolvere le problematiche più comuni. Quindi questo è quello che andremo a fare. E niente, io adesso nella prossima lezione vi parlerò un po' di me, un po' della mia esperienza e andremo avanti in questo modo nel nostro corso. Ci vediamo alla prossima lezione.